Ok, siamo sulle piramidi di Giza. Tanti di voi aspettavano questo video. Mi dispiace che l'ho ritardato da una parte, mi dispiace da un'altra parte. È andata bene così perché ho trovato prove reali di tutto quello che abbiamo parlato nei prossimi episodi precedenti. Quello che abbiamo parlato è che nell'antichità hanno tutti in tutto il mondo costruito con materiali in stato liquido e morbido, anche e le piramidi non fanno differenza. Anzi, qui hanno versato. Allora, in questo video, siccome tanti che facevano professori, scienziati di bunker, venivano sotto i commenti e mi dicevano che il cemento e il calcestruzzo non esistevano nell'antichità e che io sto dicendo male. In questo episodio, in questo video, farò vedere prove reali di calcestruzzo, prove e farò capire cosa in realtà era il granito. Tutto quello che abbiamo parlato prima in questo video lo confermerò. Ok, questo che vedi adesso, la grande piramide, ma e tutto il resto delle piramidi e i templi sono costruiti di cemento e calcestruzzo calcareo, di calcare. Lo vedi? Questo dentro è il calcare. I seni che erano in stato liquido sono tanti. E per fartelo capire, per arrivare alle prove reali, lì dove ti farò addirittura vedere il video con del calcestruzzo, devo farti capire perché le cose sono così, perché nell'antichità costruivano con materiali naturali, ecologici, materiali che grazie a loro ancora oggi possiamo vedere queste costruzioni antichi, ok? E comincio perché il materiale è tanto. Proverò di fare più veloce possibile. Già tre tentativi ho fatto di questo video, tutti sono falliti, il programma non regge, quindi proverò adesso, speriamo che andrà bene. Quindi parto perché c'è tanto da far vedere. Allora, le piramidi di Giza. Perché si chiamano le piramidi di Giza? Andremo a capire perché queste piramidi sono state costruite qui e poi torneremo qua per osservare a base di quello che ti farò vedere tutte queste immagini. Poi piano piano li vedremo, no piano, li farò veloce perché non avrò tempo di parlare tanto perché sarà troppo lungo, quindi ho cercato di fare in una maniera più veloce. Le piramidi, io ho letto tanti articoli, ti dico una cosa, sono stati ricoperti con calcare, così dicono la scienza, un calcare liscio, no? Che era tutto liscio, tutto il calcare è andato giù e guarda caso, non c'è più. Sai perché non c'è più? Dovrebbe essere qui intorno, ma non c'è perché gli abitanti di Cairo nell'antichità usavano queste piramidi come cave per prendere materiale e costruirsi le case, e questo te lo farò capire adesso perché è così. Iniziamo. Quindi, altopiano di Giza. Perché si chiama altopiano di Giza? Perché è un plateo di calcare. Ok? Tutto qua è calcare. Rocce di calcare. Io ho letto articoli che anche il Cairo, sotto il Cairo, ok? Quindi geologicamente è un altopiano calcareo. Ok, allora andiamo avanti. E questa formazione calcarea si chiama Mokattam, ok? Qua ci sono immagini delle formazioni di calcare, ok? Mokattam. Vado più veloce, le cose più importanti. Il segmento più alto è un landform di
di base, montagna chiamato Mokattam Mount. In passato la base Catena Montuosa era un importante sito di cava e gizza per calcare utilizzato nelle costruzioni dei templi e piramidi. Ok? Quindi qui te lo dicono, qui te lo dicono che usavano, però la scienza ancora oggi esclude quello che io vorrei farti capire, che questo calcare era usato per cimento, no? E questa foto l'ha preso dalla scienza, dove la scienza ti fa vedere che dove estravano questi blocchi di calcare dalle rocce calcaree, ok? In Giza. E come puoi vedere, loro devono fare questi canaletti tra i blocchi per farlo, no? Per farlo estrarre. Ok? Una cosa che secondo me con rame è impossibile di fare tutti questi canali tra i blocchi. Immagini che questa è una grande roccia, impossibile con metalli morbidi, rame e bronzo, come dicono loro, e con delle seghe che non erano identi e usavano sabbia tra la pietra e la sega per farla tagliare. E la scienza ti fa vedere un pezzo piccolino, puoi andare a cercare queste cose e vedrai un pezzo piccolino come si riesce a tagliare. Un pezzo piccolino sì, ma enormi blocchi come questi non li fai tagliare mai. È così preciso, guarda come sono disegnati. Precisi, precisi, come fai a tagliarli? Poi vedremo sulle piramidi come sono, era come sigillate sono le pietre tra di loro. Non puoi farlo con seghe di merda, ok? Con da seghe di rame, di metallo morbido. Quindi la scienza continua a dire che da Giza, no? Di queste montagne, formazioni rocciose di calcare sono stati estratti i blocchi. Ok, andiamo avanti. Questa è un'immagine della montagna di Mokattam. Ok, queste sono le formazioni delle formazioni rocciose di calcare, e come puoi vedere sono tutti a strati. E se tu devi tagliare un blocco qua, questo blocco dovrebbe essere pieno di strati, la superficie deve vedere i strati dentro, ok? Una cosa che non si vede sui blocchi. Quindi andiamo avanti. Qui c'è scritto: le pietre provenivano da diverse cave, la maggior parte dalle cave di calcare sull'alto piano di Giza stesso. Quindi calcare bianco per le pietre esterne del monte Tura e granito da Assuan. Ok, quindi Tura è un'altra cava che è dall'altra parte di Giza, e te la farò vedere su una mappa adesso. Qui vorrei farti vedere: il granito e il calcare hanno le stesse caratteristiche. Il calcare ha la stessa caratteristica di granito. Vedi, quindi immagina come fai a tagliare queste pietre qua, a fare canali tra di loro con dei metalli morbidi. Immagina. Ok? Quindi il calcare è duro come il granito, le pietre di calcare. Ok, qui c'è la mappa delle cave nell'antichità. Qui è Giza. E questo blocco celeste vuol dire pietra di calcare, no? Cava di calcare. Questo qua è l'altra cava di calcare, Tura. Quindi da questa cava e questa cava sono stati usati il calcare per costruire le piramidi ai tempi. Più giù, a 900 km per il fiume, vai a Assuan. Assuan, da dove lì c'è la la
il granito, no? La cava di granito, e te lo farò vedere. Quindi limestone vuol dire pietra di calcare, e l'abbiamo visto qua con cubi celesti, eccoli qua, e il granito è con questo cubo qua, è Assuan. Ok, quindi la scienza, quello che ha fatto, si è preso la cura di inserire nelle nostre teste di rimanere questo, che sono stati costruiti con blocchi di granito da Assuan, no? 900 km per Fiume e 800 km per terraferma, che sono stati trasportati fino qua a costruire le piramidi. In realtà il granito è soltanto sui corridoi, i corridoi della camera di re. Nella camera del re ce n'è anche fuori, sulle piramidi. Ti farò vedere un attimo, come questo qua ad esempio, ma vedremo che granito è questo, come questo qua, questi blocchi sono di granito, ma vedremo cos'è il granito. Io sto indagando su in granito e ti dico che farò un video dopo che finisco con le piramidi di Giza, perché ne farò tanti video sulle piramidi di Giza. Quando finisco farò un video soltanto sul granito, e già sto indagando e 80% per me il granito è stato, non è una roccia naturale, è una formazione, cioè non è una formazione naturale, è una cosa creata da uomo in antichità, e questo lo vedremo nel futuro. Quindi andiamo avanti, questo l'abbiamo visto, questo sito è interessante e fa vedere tutto, spiegano la cava di pietra di Giza, calcarea, no? E quella di Tura. Andiamo avanti perché dobbiamo capire perché questo calcare, perché questo calcare. Ok, il calcare, attento adesso, il calcare è una roccia sedimentaria in cui i componenti principali rappresentano dal minerale calcite. Il minerale calcite è questo, guarda, fai attenzione a questo. La calcite è un minerale costituito da carbonato di calcio. Carbonato di calcio, ok? È una cosa molto importante per il cemento. Poi, dove si usa il calcare? L'utilizzo del calcare, ricordiamo, le costruzioni stradali, la produzione di calcestruzzo, nell'industria dell'acciaio, della chimica e del cemento. Adesso sto per farti capire che il cemento, il calcare è una cosa molto fondamentale per il cemento. Il calcare, ci sono tre formazioni, no? Con sedimenti chimici, organogeni e clastitici. Ok? Vorrei leggerti un po' questo. Organogena, no? Origine organogena. La formazione organogena del calcare deriva dal fatto che molti esseri viventi sono dotati di un guscio scheletro calcareo. Dopo la morte di tali organismi, i resti, dopo un percorso più o meno lungo, vanno a fondo, deponendosi su fondale marino. Dopo la decomposizione delle parti molli, le parti mineralizzate formano sedimenti che ricoprono aree sovente di notevole estensione. Ad esempio, le meome a globigerina coprono oggi il 37,4% del fondo del mare, che corrisponde al 25% 2% dell'intera superficie terrestre. E questo è interessante, vorrei che fai caso. Tra gli esempi fossili, le rocce calcaree del Muschelkalk,
forse. Questi montani in Germania sono costituiti in gran parte da resti di conchiglie. Guarda, ok, ricorda anche questo. Adesso, allora io faccio tante ricerche in inglese perché c'è molto più informazione. La parola limestone in inglese è pietra di calcare, ok? Limestone, limestone, tutti qua sono rocce di calcare. Vorrei farti capire una cosa. Immagini che questo, perché ci sono rocce così come questa spugna qua, questo è sempre calcare, e ci sono rocce con quelli bollicini. Immagini che questa è una grande roccia di calcare con questi buchi, e tu devi tagliare un blocco da qui per costruire le piramidi. E il blocco sulla superficie dovrebbe avere tutti questi bollicini, e anche interno del blocco, dappertutto questo blocco dovrebbe essere come questa spugna. L'altro che dovrebbe essere su un blocco sulle piramidi di Giza è che tutte le formazioni sono a strati, come abbiamo visto qua la formazione questa di Mokattam, che è tutta a strati. Quindi come vedi, dappertutto ce l'hanno dei strati. O ad esempio, se devi tagliare da qui, sarà tutto con questi crepe dappertutto, il blocco. E come puoi vedere, dappertutto è così. Queste sono le formazioni rocciosi di calcare, guardali in verticale, in verticale. Guarda come sono le rocce di calcare, tutti a strati. O se non c'è, sono strati, diciamo. Il blocco, dopo averlo tagliato, dovrebbe essere liscio dappertutto, come questo ad esempio dentro, no? Dovrebbe essere liscio. Come qua dentro dovrebbe essere tagliato, come lo vedi questo adesso. Vedi, il blocco dovrebbe avere un aspetto così. Questa è la roccia dentro, che si forma con migliaia e milioni di anni, diciamo. E tutto dentro dovrebbe essere così. Guarda, questo dovrebbero avere le pietre, non ce l'hanno. Non ci Adesso ti farò capire tutto. Ci sono quelli bollicini, ma non così come abbiamo visto poco fa, perché nell'impasto naturale, con materiali naturali, succedono questi bollicini. E queste cose le vedremo adesso. Vedrai adesso. Questi mattoni tutti li abbiamo visti nella nostra vita. Sono di calcare, limestone, bricks, mattoni di calcare, vuol dire tutti i mattoni qua che vedi sono mattoni di calcare. Mattoni, questo ti dicevo. I blocchi sulle piramidi dovrebbero avere molti molti bollicini, come qua ad esempio, molti sulla superficie, come vedi questi mattoni, ma questo non c'è. O dovrebbero essere lisci, lisci, no? Adesso vedremo dopo come sono. Andiamo avanti. Cemento. Ok. Bla bla bla, il cemento è un legante. Ok. Nel caso in cui la pasta di cemento si miscela con un aggregato fino, sabbia, si ha la malta di cemento. La malta è un cemento. La malta è un cemento. Poi, quando metti aggregati, qua ti spiegano, fai pausa se vuoi, guarda. Diventa calcestruzzo. Quando metti armatura diventa calcestruzzo armato, poi c'è cemento armato, eccetera. Storia del cemento. Storia del cemento. L'utilizzo
dell'Igante nelle costruzioni può essere fatta risalire al terzo millennio avanti Cristo, quindi a 3.000 anni avanti Cristo. Le piramidi sono state costruite 2.500 anni avanti Cristo, quindi loro ti dicono che 500 anni prima i leganti esistevano. E qui ti dicono che in Egitto era utilizzata la malta di gesso per la realizzazione di piramidi Bale. Bale. Adesso capiremo perché. Perché nell'antichità si usavano materiali, si usava il calcestruzzo. Anzi, si usava il cemento e il calcestruzzo. Anzi, dopo questo video farò un video in quale farò vedere che molti migliaia di anni prima delle piramidi esisteva già il calcestruzzo. Ok? Quindi andiamo avanti. Qua ti dicono che i leganti esistevano e sembra che soltanto la malta, ma vedremo se è soltanto la malta. Poi andiamo avanti e capiremo tutto. Il cemento Portland, quello che usiamo oggi, che non puoi paragonarlo con quello che hanno usato nell'antichità, perché quello che hanno usato nell'antichità è stato usato dal calcare e con dei materiali naturali, ecologiche, e ecco perché li vediamo ancora oggi, durano ancora oggi. Con cemento Portland non credo che questo sarà possibile. Ok? Qua c'è scritto: la fase del processo per la produzione del cemento sono le seguenti: estrazione, materie prime. Ok? E poi dopo ti spiegano qual è la procedura. Facciamo così: quali sono le materie prime per il cemento? Chiediamo in generale, facciamo una domanda: cemento in generale, non Portland. Ok? Facciamo copy. Materie prime di, adesso mi viene perché già l'ho fatto, di cemento, cemento, calcestruzzo, inerti. Il cemento nasce da materie prime di origine naturale che, dopo essere frantumati, formano una farina composta da 80% di calcare. E calcare è quello che fa il cemento. E da 20% di argilla che viene macinata per ottenere il crudo. La formazione rocciosa Mokattam di calcare è proprio quella con del 20% di argilla. Conteneva già argilla. Fai le ricerche e vedrai. Mi sa che qua da qualche parte lo farò vedere. Ma so perché ne ho cercato, ne ho visto. Quel calcare su Giza era proprio calcare con argilla dentro. E se fai caso, tutti i blocchi di calcare e quelli di granito che dopo ti farò vedere hanno una superficie argillosa, di argilla. Ok? Andiamo avanti e vediamo dove eravamo. Un attimo. Ok, un'altra cosa, cemento naturale no, farò vedere un'altra cosa, aspetta, dove è andato quello? Ok, vorrei farti vedere un'altra cosa. Elementi di cemento: 64% ossodio di calcio, ossido di calcio. Ok? Ossido di calcio. Qua, secondo me, vuol dire, non sono un esperto, ma vuol dire proprio questo che abbiamo visto nel calcare, che è fatto di minerali calcite. Scusate, calcite, e qua c'era carbonato di calcio. No?
Il minerale è ricco di calcio, ok? Un attimo, questo via, ok. Adesso vediamo una cosa, non questo, cimento. Quindi abbiamo visto che per fare il cimento hai bisogno di calcare, capisci adesso perché sono stati fatti lì le piramidi? Perché lì era il materiale. Il materiale era, un attimo, il materiale era qui, tutta questa area, ma molto più grande, è il materiale principale per creare il cemento. Ok? Tutti questi blocchi che vedi sono un cemento di calcare. Dopo veniamo qui a vedere queste cose, dopo che ti farò vedere tutto necessario. Ho scritto in inglese natural cement. Ok? Adesso lo traduciamo. Natural cement, facciamo qua ad esempio. No, devo tradurlo. Un attimo, traduciamo questa pagina. Natural cement, e qui c'è scritto, no? Cemento naturale, un cemento idraulico costituito da un calcare naturale contenente fino al 25% di materiale argilloso. Questo è il cemento naturale. E questo è il calcare che la montagna Mokattam contiene come calcare. Ok, adesso ti farò vedere alcune immagini per vedere la superficie, come viene la superficie di un cemento naturale con calcare, no? Che c'è argilla dentro. Vediamo questo com'è. Ok, già come vedi anche questo. Guarda questa superficie, poi ti farò vedere altri. Qui stai attento, guarda questa superficie con dei bollicini, che ce n'è sopra, bollicini, no? No? Guarda le bollicine. Perché è un materiale naturale e dentro c'è ghiaia, quindi è un caucistruzzo. Adesso ti farò vedere un altro caucistruzzo e ricordati questa immagine, perché dopo, quando andrò a far vedere le prove reali, sarà proprio stesso caucistruzzo. Dove te lo farò vedere adesso, caucistruzzo con cemento naturale, cemento, c'è, cioè, caucistruzzo naturale. Aspetta, era qua. Guarda questa superficie. Guarda questa superficie. Ricordala, questa è una superficie di... Guarda cosa c'è scritto: Natural Cement. E poi vedrai che il granito e le pietre, i blocchi sulle piramidi, il granito hanno una superficie simile. Ok, adesso aspetta che vorrei trovare il caucistruzzo, eccolo qua. Guarda il colore, guarda come la ghiaia, le pietre, il pietrisco dentro, no? La ghiaia, come è ricoperta con il materiale bianco, e questo materiale è il cemento naturale, e vedrai stessa cosa sulle piramidi di Giza. Ok, aspetta e piano piano arriveremo lì. Ok, adesso ti farò vedere un esempio, non con conchiglie come abbiamo letto prima e abbiamo visto,
dopo ti farò vedere un altro video con Kunkigi. Questo qua è tecnologie primitive, no? Lime, calcare, no? Con lumache, guarda, raccogli lumache e farà impasto, cemento. Dimmi che nell'antichità non sapevano cos'è il cemento e cos'è il calcestruzzo, quando andremo poi dopo a farti vedere le prove. Ok, raccogli i lumachi, andiamo avanti, qui fa fuoco. Piano piano poi dopo farai tutti i collegamenti necessari. Dispiace, un po' lento la cosa. Qui le lumache le metti lì dentro di bruciare, poi dopo, quando sono già fatti, ti farò vedere come li tiro fuori. Ma tanto puoi fare dopo questo titolo e vai a vedere il video, tutto intero. Tira via le lumache, li metti dentro, poi li rompi, metti un po' di acqua. Quindi le conchiglie, i resti, i sedimenti di conchigli, no? Formano queste rocce calcaree. Quindi è qua il trucco, mi sembra. Uno dei trucchi, poi lo fa miscelare, poi metterà dentro aggregati, penso che da rocce vulcaniche o terra vulcanica. Poi mette sempre cose naturali. Qua cos'è? Una lumaca? Sì, come è venuto, no? Dalla lumaca. Poi qui già quasi pronto. Qua adesso sta mettendo gli aggregati. Questo mi sembra che è terra vulcanica. Metterà dentro. Adesso vedrai cosa esce fuori. È un po' lento, mamma mia, sto computer. E dai, metti la terra dentro, vulcanica, quello che penso io, guarda come diventa colore. E ti esce fuori un cemento. In realtà questi sono i blocchi sulle piramidi. Questi sono i blocchi. Guarda la superficie, guarda i buchi, guarda come vieni dopo. Lo metti dentro per esaminarlo nell'acqua. Aspetta che lo tiro fuori. Guardalo, guarda la superficie, perché dopo vedrai stessa superficie sulle pietre. Questo è il blocco sulle piramidi di Giza. Ok? Poi il colore lì è un altro, è giallo, no? Il calcare. Adesso andremo a vedere un altro. Questo qua è scritto che è una tecnica di cemento romano, no? Il cemento romano, prima dei romani, molto prima esistevano tutte queste cose, però loro lo chiamano cemento romano. Quindi lui, aspetta, non so perché va così, prima andava bene, adesso questo video, come ho detto, è fallito molte volte.
dai, pazienza. Ok, le conchiglie. Ok, i materiali adesso li vedremo dove sono. Conchiglie. Ah, eccoli qua. E gli altri aggregati. Qua già sta facendo dalle conchiglie l'impasto, il cemento. Mi dispiace, cosa devo fare? Non va. Faccio così, guarda. Si impana qualcosa. Pazienza, vedremo tutto. Si parte. È stanco il computer. Locations, meaning the higher they built. Ok, eravamo. Non so, è il programma che lo fa. Ok, andiamo più avanti. Adesso pubblicità. Adesso andremo avanti. Vorrei farti vedere alla fine cosa fa lui. Sono sempre aggregati naturali, no? Qua vedi le pietre. Quindi sai che ti dico, fai questo titolo, poi qua metti. Lui mette sempre roccia vulcanica, diventa più scuro e io andrò più avanti per farti, perché già per farti vedere altre cose interessanti. Quindi tutto è naturale, impasto naturale con dei materiali naturali, conchiglie, hai visto? Fai il titolo, vai a vedere tutto il video. Ci sono tanti di questo genere. Guarda l'impasto com'è denso, come l'argilla. Diventa sempre così, eh. Diventa sempre così con quelli naturali. Guarda, vedi la superficie, ecco perché nel Machu Picchu e altri pietre abbiamo visto quelle impronti. Perché era in uno stato come questo, guarda. Guarda le impronti. Lo capisci adesso? Il granito su Machu Picchu è quello che vedremo qua, perché ha delle impronte sopra, perché questo materiale naturale è molto denso, è come l'argilla, cemento naturale. Poi quando metti aggregati dentro diventa, guarda la superficie, le impronte. Ok, vado avanti a farti vedere le due mattoni che ha fatto di caucistruzzo. Li fa mattoni di caucistruzzo. Aspetta che sono duri, durissimi. Uno è bianco, l'altro è più scuro. Guarda questi piccolini qua. Sulla superficie ci sono dei buchi, bollicini, se fai caso. Solidifying it and Quindi making a fatti gigantic stare. rock. Sono duri, durissimi, durissimi come roccia, mi sembra che appena ha detto lui, rock. Duri come la roccia. Ora, hai visto? Aspetta, e adesso vado via. Da qui perché mi sono rotte. Hai visto l'aspetto? Hai visto che cemento, no? Nell'antichità, nei materiali naturali. Adesso ti farò vedere un'immagine perché. Se non ti avevo fatto vedere che esistono materiali, no? Nell'antichità che creano cemento naturale, non mi credevi che qui è tutto cemento. Questo è in Egitto. Guarda qua. Cemento caucistruzzo. Guardalo. Capisci che tutto nell'antichità costruivano
tutti costruivano come costruiamo oggi, che noi li stiamo copiando. Però, per differenza di loro, noi non facciamo con materiali naturali. Esistono anche oggi. Guarda. Guarda la frame, come sta dentro, e il rivestimento di sopra. E i bulicini, dappertutto i bulicini. Perché è un materiale. Li vedi i bulicini? Ogni tanto. Materiale ecologico, naturale. Ok? Andiamo avanti, vedremo tutto, tutto, tutto per capire. Adesso qua, questo è Joseph Davidovits. Io non ho approfondito tanto lui, ma lui, sugli articoli di lui, alcuni di voi mi hanno suggerito Joseph Davidovits. Sapevo per lui, posso dire soltanto una cosa, per me lui è il padre di questa teoria, perché lui la sostiene da 79, da 1979 sostiene questa teoria e i scienziati non l'accettano, guarda caso tutte le prove evidenti che ci sono e loro non accettano quello e sparano balle fantastiche di blocchi di pietra tagliati e estratti dalle rocce. È una cosa indimostrabile che loro non possono farti vedere, è soltanto a parole. Lui fa nel 2002 questo video, Joseph Davidovits, andate a approfondire, lui spiega tutto con tutti i particolari, ho visto un poco di lui, questo video lo faccio in maniera mia, come io vedo le cose, per me è importante che hanno fatto le piramidi lì, perché la cosa più evidente per me è perché lì è calcare e che il calcare è la cosa fondamentale per creare il cemento, che è il materiale principale, primario. Qui è calcare, però in questo calcare lui mi sembra che spiegava che manca l'argilla dentro e loro mettono solo bicarbonato di sodio, miscelano tutto, quella pigna di calcare, aspetta, ricordati, perché lui non è per caso, cosa succede con questo computer, non è per caso che lui fa questa pigna, vorrei che fai caso di questo, aspetta, la pigna dietro la vedi, no? Eccola qua, perché dopo te la faccio vedere sulle immagini. Lui fa stesso quello che vedi sulle immagini di in Egitto, eh? Qua sono le sostanze, il materiale naturale per creare questo. Qui spiegano, vado avanti. Ah, ho capito perché c'è problema. Qui spiegano che dopo che mettono tutti i materiali nell'acqua, no? Aspettano un giorno o due che l'acqua evapora e che rimane 5% acqua e questo diventa argilla. Il calcare diventa come un'argilla, guarda. Ok? E poi ti farò vedere gli stampi come fa lui. Quindi qua sono creando i blocchi. Portano il materiale nei stampi e pestano di sopra perché è un materiale duro, argilloso, no? Ti farò vedere lo stampo perché è molto importante. Ok, continuano qua, no? Guarda la superficie come. Immagina che questi blocchi che vediamo sulle piramidi sono passati, almeno la scienza dice, 4500 anni. Io vi consiglio di azzerare tutto nelle vostre teste, io l'ho già fatto, perché non quadra niente. Non dico che non sono le piramidi che non hanno 4500 anni, ma non dico neanche che ce l'hanno, non so. Questo si deve, cioè non posso dire, ma non credo neanche che hanno questa età.
Guarda le stampi, la maniera con quale li fa, e questi legni qua si tirano e mettono, no? Li tirano di qua o di sopra. Guarda adesso. Stesso questo lo vedrai sulle immagini di egiziani antichi. Guarda questo. Cosa è? Poi dopo cosa si ottiene? Alla fine il risultato finale, adesso lo vedrai. Tra i blocchi, vedi, tra i blocchi hai una chiusura, no? Sono sigillati ermeticamente, mi sembra che la parola, no? Sono sigillati tra di loro. Questo si ottiene. Non puoi farlo tagliando i blocchi. Guarda sotto, vedi? Guarda la superficie. Questa superficie, dopo 4.000 anni, se hanno 4.000 anni, le piramidi avranno lo stesso aspetto come quelli che vedremo tra un po'. Ok? Questo è liscio, uno è liscio, l'altro non era liscio, eh? Questo è diventato liscio, l'altro prima non era così liscio. Guarda, questo non è liscio. Ok? Andiamo avanti. Queste sono le immagini dei antichi egizi in quale si vedono questi pini qua, li vedi? Le pini, aspetta. Li vedi questi pini giù, no? E loro prendono il materiale, e questo è calcare, e lo portano, e vedi qui, vedi qua, stesso stampo come ha fatto Joseph Davidovitz, e il blocco, qui è il blocco, quando tiro via questo lo vedrai, il cursore. E guarda l'altri come da qui portano materiale per creare questo blocco. Ok? La realtà è, dove guardi qua, ci sono pini di calcare che costruiscono. Ok? Allora, io una domanda mi sono fatto all'inizio: se hanno trasportato pietre da Aswan a 900 km, con dei barchi, cosi, questi enormi pietri, dovresti, una fatica della Madonna, attirarli. Dovresti far come queste immagini, dovresti fare, documentare questo momento, questo evento, perché questo evento è un grande evento. Di trasportare queste enormi pietre da Aswan fino qua, fino alle piramidi di Giza, 900 km, dovresti fare qualche immagine. Non c'è una singola immagine che loro trascinano pietre, enormi blocchi di pietre. Non c'è una immagine che vanno a estrarre blocchi di pietre. L'unica quale la scienza prende come prova è questa, che trascinano una statua. Vai a fare le tue ricerche, vedrai. Questa è la loro prova, e per questa immagine loro dicono che, per colpa di questa immagine, loro dicono che gli egiziani hanno trascinato le pietre, grossi, enormi, pesanti blocchi di pietre. Ok? Questa è la loro prova, una delle prove. Ora ti farò leggere un articolo e andremo a osservare le immagini che ho raccolto io. Questo articolo è un bel lungo articolo, a me non mi va di leggerlo, farò il computer di leggere, ma è molto interessante. Io ti farò zoomare durante che il computer legge, ti zoomo le immagini. È molto importante questo, a base di quelle mie osservazioni l'ho trovato. È un articolo italiano, tra l'altro, e qui ti spiegano in tutti i particolari che io, ad esempio, non potrei farlo.
quello che potevo spiegarti io l'ho fatto fino qua, no? E potevo ancora un po' di più, ma dopo che ho trovato questo articolo qualche giorno fa, non ho bisogno di farti vedere altro che questo. E penso che questo articolo si basa alle teorie di Joseph Davidovits, quello che abbiamo visto poco fa, che ha fatto i blocchi. Quindi io parto, forse 10 minuti sarà, forse meno, non so. Abbassati un po' il volume perché la voce del computer sarà un po' alta, quindi abbassati un po', il volume e io parto. Ascolta, è molto importante e interessante questo. Poi vedremo tante altre cose e vado a farti vedere le prove, reali poi più tardi. Quindi andiamo. I blocchi di cemento sintetico delle piramidi. Facciamo da qui. Blocchi sintetici e naturali. I fatti dimostrano che questi blocchi delle piramidi egizie erano fatti con calcestruzzo artificiale di alta qualità e non di pietra naturale estratta dalle cave. Le caratteristiche dei blocchi della piramide di Giza sono coerenti con quelle dei blocchi modellati con calcestruzzo artificiale, e non possono in nessun caso essere di pietra di cava. Il caso della piramide di Chefren ci fornisce delle prove evidenti. Dal momento che il terreno originario della piramide di Chefren si trovava in pendenza, fu necessario livellarlo per costruire la base. Di conseguenza, gli egizi tagliarono il terreno naturale per costituire una base. È possibile vedere l'originale roccia naturale dell'altopiano di Giza. La pietra naturale si presenta con la tipica caratteristica a strati. Gli strati e le imperfezioni rendono impossibile tagliare la pietra in dimensioni perfettamente uniformi. La pietra naturale è costituita da fossili di conchiglie con un orientamento orizzontale o disteso nel substrato roccioso, dettato dalla formazione degli strati sedimentari del sostrato roccioso stesso nel corso di milioni di anni. Accanto a questo substrato roccioso esposto dell'altopiano di Giza, si può notare la formazione del blocco della piramide, che non contiene alcun strato. I blocchi delle piramidi egizie in muratura rivelano conchiglie depositate in modo casuale, a dimostrazione del fatto che si tratta di pietra artificiale. In qualsiasi calcestruzzo, l'impasto è riaggregato e, di conseguenza, è privo di strati sedimentari. Queste piramidi consistevano essenzialmente di roccia calcarea in cui erano presenti conchiglie fossili, un materiale eterogeneo molto difficile da tagliare con precisione. Esaminando più attentamente i blocchi, come questi, della piramide, notiamo che gli strati superiori di alcuni sono bucherellati. I livelli deteriorati sembrano delle spugne. Lo strato inferiore, più denso, non si è alterato. In un impasto di calcestruzzo, le bolle d'aria e un eccesso di legante acquoso salgono in superficie conferendo una forma più debole e leggera. Il ruvido strato superiore rimane più o meno sempre della stessa dimensione, a prescindere dall'altezza del blocco. Questo fenomeno è presente in tutte le piramidi e i templi di Giza, quello cioè delle parti superiori leggere, segnate dalle intemperie e fragili, che indicano l'uso di calcestruzzo gettato, e non di pietra naturale. I blocchi sintetici sono costituiti essenzialmente dal 90-95% circa di detriti di pietra calcarea e dal 5-10% di cemento. È ben noto che la malta di cemento silico-alluminato degli antichi egizi è molto superiore alla malta di gesso di oggi. Mescolando l'antica malta di alta qualità con il calcare conchilifero, gli egizi riuscirono a produrre un calcestruzzo di alto livello. In Egitto abbondano tutti gli ingredienti necessari per realizzare un calcestruzzo sintetico non soggetto a un restringimento significativo. 1. L'allumina, utilizzata per la sintesi minerale a bassa temperatura, si trova nel fango del Nilo. 2. Il natron, carbonato di sodio, è molto abbondante nei deserti e nei laghi salati dell'Egitto. 3. La calce, che è l'ingrediente più basilare per la produzione del cemento, si otteneva facilmente per calcinazione delle pietre calcarie in semplici focolari. 4. Le miniere del Sinai contenevano minerali dell'arsenico, necessari per produrre una rapida presa idraulica,
per grandi blocchi di calcestruzzo. Il natron, un tipo di flusso, reagisce con la calce e l'acqua producendo soda caustica, idrossido di sodio, l'ingrediente principale per fare la pietra in modo alchemico. Documenti sull'origine dei minerali dell'arsenico usati per la fabbricazione della pietra si trovano sul Sinai, per esempio a Wadi Magara. Documentazioni delle attività minerarie durante il regno di Djoser si trovano su una stele nelle miniere di Wadi Magara sul Sinai. Sempre sul Sinai si trovano simili attività minerarie risalenti ai successivi regni dei faraoni della terza e quarta dinastia. Per ulteriori informazioni sulle vaste attività minerarie nell'antico Egitto, così come sulla loro avanzata conoscenza della metallurgia e della fabbricazione delle leghe metalliche di tutti i tipi, si veda alla scoperta della cultura dell'antico Egitto di Mustafa Gadalla. 3. I vari tipi di blocchi di cemento sintetico. Il calcestruzzo artificiale è un materiale da costruzione formato dall'unione di sabbia e ghiaia, mescolato con il cemento per formare una sostanza dura e compatta, utilizzata per la fabbricazione di ponti, superfici stradali eccetera. Esistono innumerevoli miscele di calcestruzzo con vari rapporti tra gli ingredienti principali, aggregati, cemento, acqua e additivi. Ogni applicazione richiede un diverso tipo di calcestruzzo. Gli antichi egizi usarono un'ampia varietà di miscele di calcestruzzo per le loro applicazioni. Ecco degli esempi. Sull'altopiano di Giza possiamo trovare 3 tipi di cemento. Nella piramide di Cheope, per esempio, i 3 tipi si trovano nei blocchi all'interno della piramide, nei blocchi agli angoli esterni, e in quelli di pavimentazione attorno al sito della piramide. I blocchi all'interno della piramide non erano destinati a essere esposti ai fenomeni naturali, quindi non erano a grana fine. In altre parole, erano di pietrisco. Quando i blocchi esterni furono rimossi, quelli interni si trovarono esposti agli fenomeni naturali. Nel corso degli anni, si sono rapidamente deteriorati. I blocchi esterni erano destinati a resistere agli elementi naturali e quindi furono realizzati con pietre a grana più fine, come possiamo vedere in questa fotografia della piramide di Khafra a Giza. Per le pareti delle mastabe dell'altopiano di Giza si utilizzò questo tipo di impasto di calcestruzzo, forte e per esterni, come si vede qui, in questa tomba a mastaba accanto alla grande piramide. Il terzo tipo di impasto di calcestruzzo che possiamo trovare nel sito di Giza è costituito dai blocchi di pavimentazione che circondano la base della piramide. I blocchi di pavimentazione all'aperto nel sito della Grande Piramide rivelano un calcestruzzo a grana fine di una qualità tale da poter resistere al potere abrasivo causato dal traffico. Nel sito della Piramide di Khafra, i blocchi di pavimentazione sono in condizioni decisamente migliori, hanno mantenuto la loro superiore qualità per migliaia di anni. Un'altra applicazione dell'impasto di calcestruzzo è quella utilizzata dagli egizi per costruire i loro archi e i soffitti a volta. I soffitti a volta si trovano fin dall'antico regno nella piramide di Micerino, a Giza, e nella mastaba il faraon, a Saqqara. Nel tempio di Abido si riscontrano dettagli e qualità costruttiva. I soffitti egizi includevano varie kervaciar proprio come si possono trovare nel tempio di Hatshepsut, il santuario di Anubi. Un quarto tipo di blocco di calcestruzzo fu utilizzato come frangiflutti sul muro esterno del porto di Alessandria. Risale a prima di Alessandro, come si evince dagli scritti classici greci e romani. I frangiflutti furono progettati per resistere alla continua pressione delle onde e all'aggressione del sale marino. Una delle 7 meraviglie del mondo antico, il faro di Alessandria, alto 140 metri, si trovava sull'isola che porta lo stesso nome, Faros, di fronte al porto, e indicava la via alle navi che trasportavano merci preziose da tutto il mondo. 4. Il rivestimento in pietra. La muratura del nucleo delle piramidi era rivestita di blocchi di copertura, fatti di calcestruzzo a grana fine, che dovevano brillare meravigliosamente sotto il sole egiziano. Le 4 facce inclinate della piramide di Khufu erano originariamente rivestite da 115.000 di queste pietre di rivestimento, su ciascuna delle sue 4 facce ne furono posti 5,5 acri. Ogni pezzo pesava da 10. In realtà, questo qua, che loro chiamano granito,
quello che dicono a noi che è granito è un impasto, un calcestruzzo con grana fine, come dicono qua. E le prove dopo te li farò vedere, li vedremo che è davvero così. E quello che loro dicono che sono andati alla cava di Aswan, quella cava di Aswan tutta era una cava, un posto in quale si creava questo materiale, perché lì forse c'era il materiale argilloso. Io sto indagando ancora, ma te lo farò capire che il granito, quello che dicono che è la roccia più diffusa nel mondo e più dura e più diffusa, in realtà secondo me è nell'antichità un materiale prodotto, non sono naturale, cioè non è roccia naturale, non puoi fare questo effetto di grano come la scienza spiega, non c'è connessione, come tutto il resto è. Ma questo lo farò vedere dopo che finirò con i video sulle piramidi, farò vedere sul granito. Per un bel po' rimanerò sulle piramidi. Ok, andiamo avanti. Devo tornare adesso qua ancora. I blocchi di cemento sintetico delle piramidi. Uno, Erodoto e la costruzione della piramide. Qua c'è ancora un po'. Erodoto non sostenne mai. La distanza massima trovata tra queste pietre è di 0,254 mm, talmente ridotta da non far passare nemmeno un foglio di carta. Corrispondenza perfetta tra le pietre di rivestimento. Resti di alcune pietre di rivestimento della piramide di Cheope. I blocchi di rivestimento, nelle piramidi della IV dinastia, furono angolati in modo da creare la pendenza della facciata. A causa della loro forma, i blocchi di rivestimento venivano creati con degli stampi in posizione invertita rispetto ai blocchi adiacenti. Dopo che si erano induriti, le forme di calcestruzzo venivano rimosse e i blocchi rivoltati e posizionati. A sostegno di tale tecnica, i ricercatori hanno scoperto che le iscrizioni sulle pietre di rivestimento della piramide rossa di Snefru e della piramide di Cheope, Xufu, sono sempre in fondo ai blocchi di rivestimento. È evidente che furono creati negli stampi in posizione invertita. Se i blocchi di rivestimento fossero stati estratti, le iscrizioni si troverebbero da varie parti e non in una sola posizione. Ancora un po'. 5 ulteriori fatti probatori sui blocchi sintetici della piramide. Per completare il quadro della situazione vale la pena soffermarsi nuovamente su alcuni punti presi precedentemente in esame. Come indicato in precedenza, ci sono circa 10 lunghezze standard nei blocchi usati nella piramide. Allo stesso modo, anche nelle altre piramidi si trova un numero limitato di dimensioni standard. È impossibile intagliare tali dimensioni in modo perfettamente uniforme, pertanto la conclusione più logica è che vi fossero stampi standard per il calcestruzzo. B. Un altro fatto che conferma tale ipotesi è la lunghezza di alcuni blocchi. Nelle piramidi, quelli più lunghi hanno sempre la stessa lunghezza. Si tratta di una prova estremamente solida a favore dell'uso di stampi. Per aggiungere un'altra prova al fatto che i blocchi non fossero di pietra naturale, ma di calcestruzzo di ottima qualità, pietra sintetica, creati direttamente sul posto, bisogna considerare i seguenti fatti indiscussi sulla piramide di Xufu, Cheope e Giza. Fatti simili a quelli qui menzionati sono applicabili anche a tutte le piramidi in muratura. 1. I milioni di blocchi che aderivano tra loro in modo perfetto si possono ottenere stampando e formando blocchi di calcestruzzo. 2. Nel 1974, una squadra dello Stanford Research Institute, SRI dell'Università di Stanford, usò delle apparecchiature elettromagnetiche di scandagliamento per localizzare camere nascoste. Le onde emesse furono assorbite dall'alta umidità contenuta nei blocchi. Di conseguenza, la missione fallì. Pertanto, la domanda è la seguente: come può la piramide attirare umidità nel mezzo di un arido deserto? La risposta è che solo i blocchi di calcestruzzo trattengono l'umidità, un'ulteriore prova che i blocchi della piramide erano sintetici e non venivano estratti dalle cave. Tre. Gli scienziati francesi scoprirono che la densità apparente dei blocchi della piramide è più leggera del 20% rispetto alla pietra calcarea locale.
I blocchi artificiali sono sempre più leggeri del 20-25% rispetto alla roccia naturale, perché sono pieni di bolle d'aria. 4. La sottilissima malta tra i blocchi di pietra non fornisce alcun potere coesivo tra loro. Questo sottile strato di malta è in realtà il risultato dell'eccesso di acqua nell'impasto di calcestruzzo. Il peso degli aggregati nella miscela di calcestruzzo spinge il cemento acquoso in superficie, dove esso si ferma, formando uno strato sottile di malta. 5. Su alcuni blocchi sono visibili fibre organiche, bolle d'aria e un rivestimento artificiale rosso. Tutto ciò indica un processo di gettata artificiale, e non pietra naturale. Se gli strati superiori di diversi blocchi presentano diversi buchi, gli strati deteriorati sembrano spugne. Lo strato inferiore, più denso, non si è deteriorato. In una miscela di calcestruzzo, le bolle d'aria e il legante acquoso in eccesso salgono in superficie producendo una forma più leggera e più debole. Il ruvido strato superiore rimane sempre all'incirca della stessa dimensione, a prescindere dall'altezza del blocco. Questo fenomeno, per cui alcune porzioni delle parti superiori sono leggere, segnate dalle intemperie e fragili, è evidente in tutte le piramidi e nei templi di Giza, e indica l'uso di calcestruzzo, non di pietra naturale. 7. I blocchi più grandi, trovati nei monumenti di Giza di tutto il periodo dell'Antico Egitto, mostrano molte linee ondulate e non orizzontali. Le linee ondulate si verificano quando la gettata di calcestruzzo viene tenuta ferma per diverse ore, per esempio per una notte. Il calcestruzzo precedentemente gettato si consolida, e il risultato è una linea ondulata che si sviluppa tra la prima e la seconda colata barra gettata. Gli strati del basamento sono orizzontali e diritti, mentre quando il materiale viene versato in uno stampo si formano delle linee ondulate. 8. La malta moderna è costituita esclusivamente da solfato di calcio idrato. La malta dell'antico Egitto si basa su un silico alluminato, risultato della geopolimerizzazione. 9. Questi blocchi di cemento artificiali che aderiscono perfettamente non si limitano alle piramidi, ma si trovano in centinaia di cappelle funebri a Giza e altrove. Nemmeno qui troviamo interstizi verticali, e i blocchi aderiscono in modo perfetto. 10. Anche gli enormi blocchi di pavimentazione che circondano le piramidi combaciano in modo perfetto, cosa ancora più difficile, per l'intenzione degli egizi, di non avere continue fessure. Troviamo quindi enormi blocchi sagomati irregolarmente che aderiscono in modo perfetto, realizzabili solo con una miscela di calcestruzzo artificiale. 11. L'unica testimonianza rimasta delle attività del regno di Khnum Khufu sono delle scene incise sul Sinai, che indicano numerose spedizioni minerarie per l'arsenico, necessario per la fabbricazione delle pietre. Un estratto dalle alla riscoperta di... Ok, un bellissimo articolo. Adesso andremo ad osservare, a base di tutto quello che abbiamo sentito, questo articolo è veramente bello articolo, sono contento che l'ho trovato 3-4 giorni fa, e a base di tutto questo cioè questi cosi già non così profondo già erano in osservazione da parte mia, che sono così precisi attaccati come sono, cioè qual è il modo di fare questo effetto di essere sigillati le pietre. Questi sono segni che ti fanno capire che questo contagio non lo puoi fare tagliando. Vedremo tutto ancora, e stiamo avvicinando, qui è la prova, però prima dobbiamo andare a vedere vedere le pietre. Qui vorrei farti vedere, questo video mi è stato suggerito da un mio iscritto, per quello che lo ringrazio a tutti quanti che mi state suggerendo dei video, anche se li ho visti alcuni, no? Va bene, continuate a suggerirmi dei video, perché io vado lì, anche se ho visto l'argomento, può darsi che vedo un'altra cosa dentro che mi fa capire qualche altra cosa, no? Quindi qui in questo video vedremo come quello che abbiamo visto su Machu Picchu, come si fa
costruire i muri chiopiche, no? Che una pietra come qui, ad esempio, ti farò vedere. Un attimo. Come qui, ad esempio. Ad esempio qui su questa immagine, allora quello che notiamo è che sono ermeticamente segellati, guardali. E poi abbiamo visto prima come diventa un blocco con materiale naturale, la superficie, no? Guardala qua, la superficie è stessa cosa, questi sono blocchi artificiali. Questo effetto di essere sigillati a taglio non lo puoi fare, come hai sentito prima, che la roccia, e come ti ho fatto vedere, la roccia calcarea è molto dura. E qui, come puoi vedere, guarda come si eseguono e curvano tutti e due, no? Questo ti fa capire che qua c'è stato usato il metodo quale hanno usato per i muri chiopiche, quelli di Machu Picchu, no? Come abbiamo visto che fai il primo blocco, poi salti uno, fai il secondo blocco, poi salti questo, fai il terzo blocco, no? E quando sono induriti questi, inizi a versare dentro tra di loro e si ottiene questo effetto. E questo è il video che quello che mi è stato suggerito e che vorrei farvi vedere, fa vedere perfettamente. Bello, eccolo qua, vediamo adesso, guarda come fanno la miscela. C'è un'altra cosa, io non credo che chi ha costruito le piramidi era così primitivo come fanno vedere su queste immagini e anche come fanno vedere le immagini sui muri. Non credo che erano così primitivi, però è sempre un modo di capire come sono stati fatti i blocchi. Con impasti densi come l'argilla, come abbiamo visto prima. E pestano di sopra per farlo, no? Per fare il blocco. Questi sono i stampi. Questo è semplicemente un esempio per come fai uno sì, uno no, e poi fai tra di loro. Ok, poi veniamo qua. Adesso andremo a vedere un po' di foto a base di quello che abbiamo visto nei video precedenti. Qua, questo qua. Qui vorrei farti capire, già vedi la grande piramide. Questi qua sono stessa maniera come Machu Picchu, vedi? Che avevo detto che qui è pieno, anche le piramidi forse sono state costruite in questa maniera. Ma poi c'è un'altra teoria che io credo che può essere, ma vediamo in altri episodi. Questa è la piramide di fango, no? E qui dall'altra parte della piramide dove le mattoni di fango vanno fino giù, guarda che ci sono anche i mattoni. Ci sono i blocchi di calcare, li vedi? Ok? Calcare. Qui siamo sulla piramide, grande piramide qua, e come puoi vedere qui ci sono i segni di morbido,
questi pieghi qua, che da qui va fino lì, vedi? Qua c'è un'altra, segni di morbido, e qui ce l'hai un'altra, e da qui ce l'hai un'altra. E sembra come un'armatura, non so, qualcosa, per qualcosa erano fatti, sono segni di lo stato morbido, ok? Questo qua già abbiamo visto, la superficie ti fa capire dentro è diversa e come hanno detto che di sopra si crea una specie di malta, è per quello che c'è questo effetto di argilla, diciamo. Come abbiamo visto prima, ecco qua, calcare sigillati dappertutto, sigillati tra di loro, si vede ancora altri, cioè loro dicono la malta, ma io penso che è proprio cemento questo. Ok, le dimensioni si ripetono se li guardi. Io vado veloce, se vuoi fai pausa, guardali perché c'è tanto da far vedere ancora. Come hanno detto che si ripetono, guarda dappertutto calcare, la precisione nella parte di sopra hai dei bulicini, che guarda di parte sopra che sono buchi lati, come hanno detto, no? Guardali. Non è una superficie di rocce, tutta la superficie dappertutto è uguale, come non è naturale. Guarda, dentro è una cosa, sopra è un'altra, no? Come si crea il malto di sopra, diciamo, no? Proprio come accade nel calcestruzzo. Andiamo avanti, guardali qua dentro. Questi sono lisci di qua dentro, no? Tutto quello che vedi ti fa capire che questo non è naturale, perché guarda la superficie, già la superficie ti parla. E poi vedremo tanti segni. Questi segni qua sono stati fatti quando era morbido. Sono due buchi con dei angoli ovali. Tagliando non lo fai. Se lo tagli non ti metti lì a lisciarli, sono dentro. Erano per agganciare forse. È pieno di segni. Questo è tutto calcestruzzo. Il pavimento giù è calcestruzzo. Adesso ti farò vedere. Guardalo. Non è blocco naturale. Guardalo dentro. Buchi dentro. Ok, vedremo tante cose, forse perderò perché tanta informazione mi è venuta. Questo sempre stessi blocchi come questi, però già si sono sciolti, forse qui c'è più sole. Ma guarda qui cosa c'è. Un tipo di piastrelle, e questo è sabbia, qualche miscela con sabbia, come abbiamo sentito prima. Queste sono foto che io le avevo scelte prima ancora di trovare quell'articolo. Guarda come coincidono le cose. Ti dico la verità, non è che non sono qui a dirti le bugie, non fa parte di me. E qui tra le pietre, guarda che precisione, dopo 4500 anni. La parte superiore c'è molti buchi, come hanno detto lì. Anche qui ci sono giù, però vedi che non ci sono quegli strati rocciosi, e quella superficie non hai strati, non hai spugne dappertutto, non hai niente, liscio liscio con una superficie di argilla. Vado avanti, qui si vede molto bene. Qui questa è una sezione, da qui, allora da qua fino qua. Adesso te la farò vedere. Guarda dentro il calcare con delle bollicine. Poi tutto qui è calcestruzzo, e questi non sono blocchi. Adesso te lo farò capire. Tutto qui è calcestruzzo e dappertutto hai angoli ovali non tagliati. Dappertutto hai angoli ovali non tagliati. Non perché sono corrosi, non è per quello. Perché era morbido questo. Era. Adesso te lo farò vedere com'è. Se guardi è a due sezioni. Cioè, sembra che è stato fatto prima la sezione sotto e poi la sezione di sopra. Ok?
quella più grande, e qui le bollicine alla parte superiore. Sotto, guarda com'è, non ci sono bollicine, guarda la superficie. Tra un po' capirei ancora meglio perché questa superficie, quando inizierò a farti vedere i geopolimeri, ok? Poi, a parte che si vedono sezioni da qui a giù, da qui a giù, da qui a giù, e tra di loro e fanno dei blocchi, almeno io questi cosi li vedo, no? Diciamo, e poi ai stessi cosi più sopra, blocchi che sono artificiali, la superficie è una e dentro è un altro, la superficie è diversa di quello che c'è dentro, ok? Ho fatto questa sezione inferiore, no? Un esempio come può essere, questa foto l'ho presa da un tizio, ok? Questo è il lavoro come oggi, un esempio, non è detto che è proprio questo, ma è un esempio come è stato creato, perché se guardi bene questo non è blocchi come questi blocchi, è una cosa, guarda, da qui parte e va fino lì e poi continua, capisci? Questo è costruzione allo stato liquido e morbido, guarda le impronte, dimensioni uguali, dimensioni uguali. E questo qua che si è creato, come mai tutti e due ce l'hanno? Ma ci sono anche altri che ce l'hanno, come questi blocchi qua, mica perché li hanno scavati da rocciosi, no, perché è una cosa artificiale, adesso lo capiremo. Ma guarda poi, guarda poi la superficie, si è pietrificato, ma guardalo, buchi, e dentro, questo è la parte dentro, come hanno detto, sotto è tutto denso, sopra bollicini, no? Perché sali sopra l'aria, sali sopra, e qui si capisce che è una impronta, una impronta allo stato morbido. Qui cos'è questo? È un cemento con aggregati, pezzi grossi, guarda la superficie di nuovo, questa qua è rotta, si è rotta, vedi là dentro come fuori, guarda come sono, ma piuttosto questa è, guardala come fa fino qui a essere liscio e di sopra un po' bollicini e poi un tipo di bollicini e poi di nuovo liscio e poi tutta questa superficie, come abbiamo visto, di materiali naturali come veni, la superficie, l'effetto, ok? Qui, come hanno detto, alla parte superiore tutti i bollicini da qui, ok, vanno in su, più spesso si vedono bollicini, ci sono di più, guarda questi, la superficie, una impronta, poi tra di loro, questo sembra che continua da qui, aspetta, c'era uno, ma non su questa foto, guarda il materiale tra di loro, come somiglia alla pietra, ok? Andiamo avanti perché c'è molto da... Guarda la superficie, i buchi dentro, questo qua, blocchi e ricoperti con qualcosa che era liquido tra di loro, e qui, come vedi, sembra un rivestimento e dentro tutte le bollicine, ok? Questa è la grande piramide
Questi sono quei blocchi lunghi che dicono che si ripetono, no? Io avevo visto da qualche parte che sono 10 tipi, 10 misure che si ripetono, no? Guarda, questi sono un po' strani, si vedono qua delle linee, no? Rivestiti, blocchi piccolini rivestiti. Ok, qua è più vicino e vedi le linee, no? Ok. Sempre bollicini tra di loro. Tutte le immagini che abbiamo visto, vedi che le pietre sono come sigillate. Alcuni sono corrosi, dipende da che parte è, quanto lo prende il sole, no? Quanto tempo sta il sole. Secondo me alcuni sono più corrositi. Ok, calcare, tutto è calcare. Questo è sempre lì. Guarda, questo muro è di granito, come dicono loro. Guarda, cemento, calcestruzzo allo stato liquido, lo vedi dappertutto. Stessa cosa, guarda le impronte. Tutto questo non sono blocchi di pavimento, sono enormi pezzi, ma lo vedi che era morbido. I blocchi, la superficie, sigillati, guarda qua. Come fai questo tagliandolo? Non puoi. Era stato fatto prima questo e poi di sopra questo. Ok? Le impronte, come abbiamo visto dappertutto, vedi segni di stato morbido, come qua. Guarda le pietre, i blocchi, come sono, come sigillati, perfettamente, chiusura. Stessa cosa, questa è la scienza dei metri, sono enormi blocchi, veramente enormi blocchi, si vedono da Google Map, li vedi da satellite, gli enormi blocchi. Qua è il basalto, adesso andremo a vedere lì alcune cose. Cemento, tutto. Eccolo il basalto. Guarda, questo cos'è? Blocchi? O è cemento? Guarda che hanno versato, di brutto qua. Qua vedi un strato, poi un altro strato. Qua vedi uno strato, poi vedi un altro strato. Cos'è questo? Tutto. Mica blocchi. Guarda che questi blocchi sono enormi qui. Pensa te, questo cos'è? Hanno versato di brutto, materiale, calcestruzzo, cemento. Adesso andremo a vederlo tra un po'. Guarda questo. Si vedono le pietre, tra un po' le vedrai nel video. Questa linea qui è dalle stampe, da qualche supporto, non dalle stampe. Può essere anche le stampe, può essere da qualche supporto. Dico io supporto per questi blocchi di basalto perché non so ancora di preciso, ma questo è qualche supporto, questa linea. Vedrai adesso perché. Queste linee ovali, precisi e ovali, sono di qualche supporto. Adesso andremo a vedere, guarda com'è, e qui ce l'hai tanti più piccolini ovali. Questi qua, che li guarda dappertutto, qua si è rovinato forse, o è così originale, ma queste foto che adesso vedrai, li ho presi da ricercatori che credono che questi sono taghi. Per me, sono segni di stato morbido e supporto, perché dei taghi dovresti avere proprio taghi, e qui è tutto uguale e si vede che è una linea come impronta e tanti altri piccolini, no? Come qua, guarda fino qui,
Guarda questa. Questa non è di taglio, eh. Questa non è un taglio, questa è impronta per me. E tutti questi più fini sono impronti. Guardali. Guardala. Proprio linea di impronta. Sempre segni di impronti, questo è il granito. Segni di impronti. Questo è il granito. Segni di impronti. Qui è il tempio che andremo a vedere adesso, il calcestruzzo. Tutto questo è calcestruzzo. Guarda l'impronta. Tutte queste linee sono impronti. Questi sono impronti. Guarda questa impronta qua. Qui vedremo il calcestruzzo, te lo farò vedere proprio il calcestruzzo. Qui sempre questo tempio, tempio solare, sempre lì. Vedi muro di Machu Picchu. Tutto questo è cemento e calcestruzzo. E la cosa interessante è che tutti hanno questi fori qua, alla superficie. Sembra che questo è stato usato per qualche materiale liquido, forse, e da qui versavano, non so, qualcosa del genere. Eccoli qua, i fori. Guarda com'è dentro. Adesso vedrai che materiale è. Questo è calcestruzzo. Non è inciso, non è tagliato. Supporti e calcestruzzo. Guarda tra i basalto tutto il materiale liquido che hanno messo. Mica è malta questo, mica è malta questo qua per terra, o questo. Vedremo tra un po'. Calcestruzzo. Guarda la costruzione con delle colonne orizzontali tra di loro. Calcestruzzo. Menkaure. La piramide, in italiano. Ok. Guarda qua, se c'è sulla superficie un fine strato, è un strato fine, sulla superficie è un fine strato di calcare, secondo me, e se erano blocchi questi, dovresti aver vedere qualcosa, non c'è niente, è tutto, guardalo, è tutto, guarda gli angoli. Materiale calcestruzzo. Ok, gli angoli ovali, guarda il tetto com'è connesso, unito con il resto. Non c'è una, come si dice, crepa, qualcosa. Guarda la pietra, è una cosa intera. Questo l'avevo fatto vedere nell'altro video precedente. Era liquido. Questa sempre, guarda la superficie, come cambia, e come l'argilla, tutta a bollicine. Questo non si ottiene con taglie. E poi giù, tutto questo, guarda, fino in fondo, è una cosa enorme, blocchi enormi. Blocchi enormi, non puoi trasportarli. Ancora di più, quelli egiziani che descrivono loro che erano egiziani primitivi, come dicono loro, che non è vero secondo me. Questo l'abbiamo visto, cemento. Questo qua, guarda sopra, impronti di una rete. Quale rete? Cioè, qualcosa come rete. Impronti su blocco. Qui si guardi mattoni. Qui tutto qua è un materiale liquido con dei aggregati enormi, vedi, pietre enormi. E tutto questo è un cemento naturale. Questo è tipo un calcestruzzo, diciamo.
hanno messo delle pietre enormi e hanno versato di sopra il materiale. Cemento va fino giù. Di cosa stiamo parlando? E poi qua, che aspetto ha questo? Calcestruzzo, con materiale ecologico, naturale, che ha questa superficie di come argilla. Guarda qua, mica noi non facciamo queste cose, le pietre con la miscela tra di loro. Qua vedi tutto quello che puoi vedere anche oggi, mattoni, pietre, piastrelle, ok? Andiamo avanti. Calcare, calcare, calcare dappertutto. Effetto sulle pietre, sulla superficie delle pietre. Quindi sapevano costruire. Qui dentro, guarda, corridoio, calcare, calcare dappertutto. Qui sopra è calcare, te lo farò vedere più vicino. Calcare, rivestimento di un materiale argilloso. Calcare, calcare, aspetta, calcare. Guarda qua, cos'è questa roba? Non ti sembra calcestruzzo? Adesso andremo a vederlo. Calcestruzzo, rivestimento, blocchi. Ok, stiamo andando a vedere la prova reale. Aspetta. Stiamo andando a vedere. La vediamo qui, su questo tempio, Abu Ghurab, ok? Abu Ghurab costruito, questo è un diagramma del tempio, no? Come era? È stato costruito, qui c'era scritto, aspetta che nel 2450, mi sembra, avanti Cristo. Vorrei verificare. Qui andremo a vederlo. Adesso non riesco a trovare l'anno in quale hanno costruito questo tempio. Era qui. Ok, comunque è stato costruito quinta dinastia. Fai lo stesso nome e vai a vedere su Wikipedia per non perdere tempo. Andiamo lì a vedere. Guarda adesso. Scienziati che mi dicevano che non esisteva a quel tempo cemento e calcestruzzo, esisteva, cari miei, esisteva e come? Esisteva anche prima. Adesso sto per farti vedere. Sono fortunato, mi sono fatto un culo di cercare prove reali e alla fine sono riuscito e te li farò vedere. Andiamo più vicino. Stessa cosa. Non faccio toccarlo perché si ferma di nuovo. Qua stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando. Questo è il granito, cosiddetto granito. Vedremo tra un po'. Guardalo. Granito, guarda i buchi dentro che c'erano. Adesso guarda, ti faccio vedere il calcestruzzo. Vedi? Aspetta un po' che dall'altra parte ci sono più grossi e si vede me molto meglio. Lo vedi il calcestruzzo? Vedi la superficie? Non esisteva cemento di calcestruzzo. Guarda com'è fatto, eh. Andiamo
andiamo avanti. Adesso ti farò vedere bene che ho ci struzzo, ma proprio. E lui ancora pensa che tutto è blocchi, cioè come vedi non si ferma sul calcestruzzo, guarda qua. E pensa che questi sono stati fatti dai trapani, qualche tipo di tecnologia, quello sta cercando lui. E guarda anche qui il calcestruzzo, andremo a vedere bene bene cosa c'è. No, lui sta enigma. Adesso vedremo l'enigma. Guardala. Calcestruzzo. Pietre enormi, guarda. Questo lo vedi? Scienziato? Lo vedi questo? Professore? Aspetta che c'è. Lo vedremo meglio. Perché è un po' impanato, eh. Questo? Lo vedi? Cos'è? Abbiamo visto prima una cosa del genere nel cemento naturale. Aspetta che torno indietro per vedere il calcestruzzo bene. Aspetta. Uno. Due. Questo cos'è? È calcestruzzo. Ma ti farò vedere che il calcestruzzo esisteva prima ancora. Guarda che pietre che sono ricoperti dal materiale come abbiamo visto prima su quelle immagini. Torno indietro per farti vedere limestone, cemento. Qui, vedi? Quello che abbiamo visto prima nel cemento naturale. Ok, calcestruzzo che di sopra c'è questo materiale. Aspetta, torno. No, qua. Ok, vedremo meglio ancora, ancora una volta. Questa volta non lo fermo. Guarda. Perché me lo fa così impanato? Prima era così. Guarda il calcestruzzo. Lo vedi? Guarda la superficie. Calcestruzzo, quale rocce? Calcestruzzo, ok. Andiamo avanti. Ti farò vedere un altro esempio. Aspetta, ok, la vedi la superficie? Questo è tutto, si è pietrificato, è una, come si dice, granito grigio. Vado più veloce che, guarda la superficie di argilla, stato di argilla. Vado più veloce e in un altro video farò vedere molto meglio le cose. No? Questo video che ho fatto vedere nel video precedente è il granito di Machu Picchu, guardalo, cambia colore, guarda la superficie, la chiusura tra di loro, sigillati perché erano morbidi, argilla. È un aggregato calcestruzzo con argilla, con pietre frantumate, sia da un altro granito, no? Sia che proprio da pietre. E adesso ti farò vedere tutte le prove. Vedi anche qui, prima nel basalto abbiamo visto stesse cose sul basalto dai supporti. Ok, questo è Machu Picchu e ti ho fatto vedere che questi muri così chiusi, sigillati, non puoi vedere dietro com'è, però ti ho fatto vedere un muro, c'è più avanti quel muro,
ti ho fatto vedere che si vedono i segni di stampi. Ti ricordi? Nel video precedente, anche qui, che dappertutto si vede la malta, che è un cemento. La malta, come fa a resistere la malta fino ad oggi? Il cemento non esisteva a quel tempo. La malta, cioè, se esisteva il cemento e il calcestruzzo non durava fino ad oggi. La malta come esiste fino ad oggi? Oh, scienza, scienza. Machu Picchu, piramide di Giza. Piramide di Giza, guarda questo. Come abbiamo visto sui pavimenti, questi buchi. Ma mi sembra che non ho detto per questi, aspetta, ti farò vedere un attimo. Stessi, c'è sul pavimento, dove c'è il basalto, si vede, guarda. Stessa maniera. E c'era un altro. Cioè, quando vai a osservare lì, vedi tanti di questi sul pavimento. Qua. Stessa cosa, ce l'hai stesso sul granito, impronti, lo stato morbido, dove ero, qua, stesso come sul pavimento, te lo faccio vedere qui, guarda, ok, questi qua sono sempre granito, cosiddetto granito, che è semplicemente un calcestruzzo argilla, con lo stato di argilla, con argilla dentro. Guarda, questo si vede come il granito, vedilo dentro come, anche se qua c'è grano e questo è un granito come dicono loro, ma non è un granito tagliato estratto dalle rocce, è un granito fatto, adesso ti farò vedere tra un po', un granito artificiale, un granito artificiale, vedilo dentro. Questo è un granito spaccato in due, vedi com'è, da questa superficie e questa, non c'è una differenza, questa è una a strati, un granito a strati, cioè se tu tagli blocchi dovresti vedere, diciamo, su qualche pietra almeno dovresti vedere cose del genere, però no, cambiano, hanno delle impronte, cambiano superficie dentro. Questo qua è già uno che sembra un po' meglio, dentro e fuori quasi uguale, pieno di impronti. Questi qua su Machu Picchu c'erano lo stessa maniera con questi grandi, li ho fatti vedere nel primo episodio, come nel Machu Picchu gli angoli fatti creati da, ok, sempre come Machu Picchu, tutto è granito quello che ti sto facendo vedere adesso, ok, Machu Picchu, ok, la gente pensa che questo è un granito, questo è nel tempio della Sfinge, no, pensa che questo è un granito tagliato, ok, adesso un po' più avanti, stessa area, guarda questo, vedi come sono, come sigillati, guarda. Come fai a ottenere una cosa del genere? Non c'è malta, non c'è niente. La cosa interessante è che dietro ci sono dei mattoni. Quindi c'è un muro che è rivestito. Questo è un rivestimento di granito. E come fai a ottenere questa sigillatura tra i blocchi, diciamo, se non che erano morbidi allo stato di argilla, tagliando ammazzati anche con una tecnologia, non puoi fare questa ermetica chiusura, sigillatura, guarda come vanno, come questo grande va e fa questa curva e finisce qui, perché era morbido, era lo stato di argilla, e questo sto per andare a farti capire. Questo è il corridoio di verso la camera del re, guarda la costruzione, è una costruzione di calcestruzzo come facciamo oggi, questo è tutto sempre di granito rivestito, è tutto con piastre
Adesso questa è una foto antica, ancora non era pulito quando è stata fatta, quindi non si vede bene. Oggi si vede. È sempre granito e che ti lo fanno passare per un granito tagliato. Quello è il mistero. Quello da lì discutono tutto il calcare, dicono che sono blocchi di pietra estratti dalle rocce e discutono la teoria che sono allo stato liquido, blocchi fatti allo stato liquido, che sono blocchi artificiali, per colpa di questi piastre grandi di granito. Dappertutto il granito, ti dicono che siccome c'è granito tagliato, anche le rocce bale bale bale. Adesso scopriremo perché sono bale. È un calcestruzzo, una costruzione a calcestruzzo rivestita di questo materiale, diciamo granito, come loro dicono, lo chiamano granito. E qui vorrei farti capire una cosa: qua siamo dentro, così è il corridoio, come questi piastri grandi che sono di granito, no? E questo qua, ad esempio, è un granito, no? Ma se lo guardi bene è pieno di impronti, che ti fa capire che era morbido quando è stato fatto. Adesso non so se è originale dagli antichi egizi, perché lì dietro, nelle antiche foto, poi negli altri video ti farò vedere che c'è pietre rimosse, anche qui si vede, o perché è stato trasportato da qualche parte, o non so se è originale o no, ma vedo che è dappertutto impronti, e guarda qua. No? È tutto impronte e te lo farò capire perché è così, perché questo non era roccia tagliata, non è che qua hanno inciso e tagliato e scavato dentro nella roccia, sono bale. Chi è che fa una cosa del genere? Sono materiali naturali, è un calcestruzzo con grana fina come abbiamo sentito prima, ed è dappertutto con impronti, anche qui. Guarda le impronte, sono tutti angoli ovali, tutto ti fa vedere, ci sono delle strisce che era liquido, questo era liquido e fino ad oggi io trovo come questa persona che abbiamo, guarda questo granito, cosa ci fa questo materiale dentro, inserito dentro nel granito, perché questo era morbido, l'hanno fatto loro. Questo è il materiale, guardalo, guarda com'è, come l'argilla, come abbiamo visto prima, materiale naturale, guardalo qui, ok? Vedo tanti ricercatori che ancora oggi si spiegano il granito, pensano che è una cosa tagliata, guardalo, guarda dentro, questo non è naturale, non è naturale. Questo è un altro tipo, no? Con queste enormi macchie, c'è in tutto il mondo. Ti farò vedere nell'altro video che è 2010, c'è fatto da 2010, stesso materiale. Non adesso perché non ho, questo sono alberi pietrificati, cosa di pietrificazione. Ok, stiamo andando a vedere le prove. Qui ci sono altre cose che un altro video vedremo. Quindi andiamo a vedere perché questo granito era morbido, era allo stato di argilla. Aswan, questa è Aswan e Pompei. Prima andremo a vedere Pompei e poi andremo a vedere Aswan, ok? La cava di granito. Andiamo. Adesso Pompeo, questa colonna di Pompeo, questo è in Alessandria, questo è sempre stessa persona, stesso canale, e questo egiziano fa la guida, ma questo egiziano secondo me li frega bene, e quando andrò a fare il video sul granito ti spiego meglio. Questo è Aswan, la cava di granito. Ok,
Io vorrei farti vedere prima la colonna, quindi devo andare avanti. Questa colonna è famosa. Ah, guarda, ti faccio vedere, qua siamo ancora su Aswan, la cava di granito, guarda, tutto qua è in giro di granito. Guarda una cosa interessante, quello che li fa la guida fa vedere che ci sono due tipi di granito, uno che si rovina facile e l'altro molto duro. Allora, di cosa stiamo parlando? Uno non è la miscela che facevano. Guarda. Smash your fingers. This is already, before I Guarda. even work on it, this is the type of granite stone that's in the surface, so it's very fragile. Molto fragile, dici. You see, it's already crumbling. Perché? Perché qui sulla cava facevano il granito. Nell'altro video ti lo farò capire molto meglio cos'è il granito, quello che sto indagando adesso. Not the very high quality stone like that, for example. L'altro invece è durissimo. And the method are supposed to be pounding like that. Let me put this on my goggles. Can you see I'm extracting an obelisk right now? Time for beer. Ok, dopo mettono acqua, In non c'è blankets. niente, non c'è, And oh yeah, non I si didn't rovina. forget because Ti dico una cosa, qui su questo posto, ma in un altro video te lo farò vedere con tutti i particolari, ci sono tutti i segni che questo tutto era allo stato morbido di argilla. Adesso andremo a farti vedere la colonna di Pompeo. Questo era la Aswan. Da dove i egiziani prendevano il granito. Poi dopo torneremo se c'è tempo. Guarda Polish adesso. for a Questo minute è tutto di after granito, Yusuf's demonstration there, and what you're looking at Vai a here is leggere. Pompey's Pillar, È which tutto is di now granito. in Poi Alexandria, where Pompeo, the Romans moved Alessandria. it. Used to be in Pyramus. Aspetta che. Fai Pompeo, la colonna di Pompeo, Alessandria. Vai su Wikipedia e vedrai che lì c'è scritto che è tutto intero granito, eh. Guarda adesso, ti farò vedere calcestruzzo con granito, per capire che il granito era una cosa liquida, morbida, perché tra un po' ti farò vedere allo stato liquido. Guarda adesso. Aspetta. Granito. Di sopra è granito, di sotto è calcestruzzo. Vedi? Adesso proverò di fermare proprio lì. Questo è di sotto. Calcestruzzo. Ah, porca vacca. È molto interessante di vedere come sono. Eccoli qua. Guarda. Granito e calcestruzzo. Lo capisci che questo. Adesso tra un po' ti farò vedere che era allo stato liquido questo granito. Non solo all'argilla. Perché è molto più liscio di questo che vedi adesso. Quello che ti farò vedere. Guarda. Calcestruzzo e granito. Guarda sotto. Tutto calcestruzzo. Calcestruzzo. Ok. Guardalo dentro com'è. Sempre calcestruzzo. Qua c'è granito, mi sembra. E di sopra granito.
il granito è un calcestruzzo, ma io, aspetta, qua avevo fatto, perché mi sono andati via? Ah, questo in Bulgaria, in Bulgaria geopolimeri c'è scritto qua, adesso te lo traduco, vedi, bulgaro, italiano, traduzione, geopolimero, vedi la superficie con tutti quei buchi, è un calcestruzzo molto, capirai adesso, geopolimero, uno dei nuovi materiali ecologici, pensa te, nuovi. Quasi tutte le sostanze incluse nella sua composizione sono di origine naturale. La tecnologia di produzione può essere definita innovativa senza installare coscienza. Sebbene questo materiale sia stato utilizzato per la prima volta nell'antico Egitto durante la costruzione delle piramidi, è ora possibile ripristinare e migliorare la tecnologia di produzione. Vedi la superficie? Uguale come il granito e i blocchi di sulle piramidi. Dai, non perdo tempo che è già 2 ore diventato il video. Questo era in Bulgaria, eh? In Bulgaria già te lo dicono. Pensate. Poi qua vorrei farti vedere tipi di aggregati. Gli aggregati sono a parte importante di una vasta gamma di applicazioni edili utilizzate sia in progetti domestici che commerciali e costituiscono una parte enorme della composizione di materiali come cemento, questo è da inglese, cemento e calcestruzzo vuol dire. Gli aggregati sono per definizione una raccolta di materiali sciolti come sabbia, ghiaia e pietrisco, provengono da cave, pozzi e persino da materiali prelevati dal mare in alcuni paesi. Il calcestruzzo preconfezionato è costituito da circa 80% di aggregati e l'asfalto è composto da 95% di aggregati. Questi sono aggregati di granito. Tipo 1, aggregati di granito. Questo è il miglior aggregato per calcestruzzo di alta qualità, essendo disponibile una varietà di tonalità come il grigio, il rosso e il rosa. Può anche essere usato come elemento decorativo. Il granito stesso è composto di cristalli di feldspato, quarzo e mica che determinano il colore della pietra. Ok, pensate cos'è quel granito, fai connessione. L'altro aggregato è di calcare. Gli aggregati di calcare si stanno credendo attraverso la frantumazione delle rocce sedimentarie. Questo tipo di aggregato è uno dei più comunicamente utilizzati nella costruzione di strade, cemento armato, oltre granito e ghiaia. E poi ce l'hai la ghiaia normale. Quando andrò a farti vedere il video sul granito, parto da qui. Ti farò capire cosa penso io della ghiaia, ok? Andiamo avanti e andiamo a vedere perché abbiamo visto questo calcestruzzo qui, con questo calcestruzzo con granito, ok? Questa è la cava, quindi questa cava te la farò vedere in un altro video. Quindi aspetta, andrò più avanti, no, quello è in un altro video, non è qui. Ah, questa è la cava, guarda. Loro non riescono a spiegarsi com'è possibile questo buco che hai visto, no? Qua siamo sulla cava, qua siamo questa cava di Aswan, no, dove guarda che è tutta di impronte, tutte impronte, e non riescono a spiegarsi come è possibile quello che ti farò vedere adesso, perché non c'è spazio di rompere questo. Guarda, questo è tutto granito, dappertutto siamo circondati di granito, vedi che è tutto liscio. Questo era una
era in uno stato di argilla o sabbia. È stato scavato. Per quello è liscio dappertutto, come quando scavi, diciamo, nella spiaggia, nella sabbia morbida, nella sabbia bagnata, no? Hai sempre, ma poi è piena di impronte. Era in uno stato di argilla qua, tutto, che si è pietrificato dopo di tempo. Guardalo. È tutto granito. Non possono spiegarsi come hanno estratto, cioè loro pensano che da qui sono stati estratti le pietre. Come fai? Poi guarda come è liscio, dappertutto. È sempre alla superficie di uno stato di argilla. Adesso ti farò vedere che era anche in uno stato liquido. E questo, sempre questo canale, questo personaggio pensa che era un granito fuso. Lui pensa che è stato fuso quel granito, riscaldato e fuso, ma non puoi vedere da nessuna parte bruciatura. Era un liquido e dopo che lo vedremo ti farò vedere che anche oggi lo stiamo facendo. Guarda, questo è granito, aspetta. Molten or hardened molten granite in... Hai sentito? Granite. Lui dice che è stato fuso, non c'è da nessuna parte bruciatura. Anche oggi puoi vedere, si fa ricerche, calcestruzzo. Di riparare il calcestruzzo con granito liquido, più avanti lo farò vedere anche. Questo è granito. Hanno semplicemente incollato lì dove hanno. Pensa te, con granito, come fai? Se non era in uno stato liquido, tutto qua è granito. Guarda più avanti. Aspetta che te lo faccio sentire da lui. As well as camel dung. Anyway, you can see the path of it comes right down the causeway pretty much from the... Tutto questo è calcestruzzo poi, quello bianco, From the Sac Pyramid. Dove sono i blocchi estratti dalle rocce? Ti sembrano blocchi estratti dalle rocce? Guarda come è liscio dappertutto. And when you follow this up, it actually comes to or between the Mortuary Temple and the boat pit, and underneath the fitted slabs, and these cosa era qua? Guardalo com'è. And guarda, so adesso that brings back to the north side of the pyramid. Guarda qua. And I'll show you some more of that in a second. First, let's look at this rock. This is a limestone block that appears to have molten granite. Hai sentito? Limestone e granite. Aspetta. So many different colors. It looks like it's really been subjected. Ha detto limestone, calcare e granite. But that is, and as Yusuf's pointing out there, this stone is so many different colors. It looks like it's really been subjected to a pretty heavy heat event, but that is definitely molten granite inside a channel in a limestone block. A little further over, been subjected to a channel block that appears to have molten granite, and then they have put down tutto questo è granito. Bedrock paving stones, and I'll show you some more of that in a second. First, let's look at this rock. This is a limestone block that appears to have molten granite through a channel. Okay. Adesso ti farò vedere oggi. Ah, avevo più video. Ok.
Guarda. Granito. Granito allo stato morbido liquido. Tutto qua. C'è scritto, Liquid granite. Liquid granite. Guarda. C'è anche in questa maniera che spruzzano. L'ho visto su altri video. Guarda, spruzza grana come colore con una grana molto fina. Ok, guarda qua. Questo è un altro tipo, proprio con ghiaia lo fanno. Quindi lo stanno creando loro, il granito lo stanno creando loro. Non è che hanno preso il granito a frantumarlo. Sì, puoi frantumare il granito, ma puoi frantumare anche altre pietre per creare il granito. Guarda. Riparazione. Vedi come lo stanno creando. Questo un giorno quando si pietrifica è un granito. Guarda. Ok, questo volevo farti capire che nell'antichità sapevano di costruire e questi sono blocchi artificiali, cemento e calcestruzzo di calcare e il granito era sia allo stato di argilla che allo stato liquido, perché questo allo stato liquido, come puoi vedere, la superficie è più liscia, non è così come questa, diciamo, con fibre, buchi, è molto più liscia perché era allo stato liquido. E ora gli scienziati che dicevano che questo che io sto dicendo vale, vorrei dire una cosa per chi è arrivato fino qua. Vorrei dire, le piramidi e il globo o le piramidi su una terra piatta? Dalle osservazioni e logiche, cose naturali, osservazioni, e ti vieni fuori come sono stati fatti. Le piramidi sono su una terra piatta con una civilizzazione antica che non era primitiva come ci fanno credere. Farò vedere nel prossimo video che prima delle piramidi esisteva ancora il calcestruzzo e lì vedremo se c'era l'era della pietra o non c'era. Ok, ciao a tutti, per tutti quelli che sono arrivati fino qua, alla prossima. Ciao.